diceva Dante, misericordia è una parola che di solito l'attribuiamo a Dio. Che posto ha, che significa nel tuo film così estremamente laico? Forse questo è il cortocircuito. Per me questa parola ha qualcosa dentro di umano più che di religioso, di emotivo, perché è il sentimento che io voglio provare quando vedo un disgraziato. La sua disgrazia mi deve riguardare. Non devo avere pietà di lui, perché dire questo è un poveretto, ma devo sentire condivisione con questa sua disgrazia. Quella è la misericordia, la condivisione, quell'orrore che ci riguarda quando vediamo qualcosa di orribile che accade agli altri. E quindi questo titolo significa questo, cioè significa che se io guardo questa storia devo in qualche maniera, in questa disperazione, devo trovare qualcosa di che mi riguarda. Hai parole nuove da cercare quando viene sera e 100 ponti da passare e far suonare l'aria. Ti scampi di lui, eh? Come un piccerito. C'hai i peli sulle braccia, in mezzo alle gambe. Quella barba gli cresce, quella minchia. Ma lui non cresce. Forse ho trovato un posto dove può andare. Parti da una figura maschile per raccontare tutto un gineceo. Una figura maschile? Il protagonista. Ah, sì, sì. Sì. Per me non è tanto un maschio. Sì, scusa se mi hai detto questa cosa, ho detto qual è questa figura maschile? No, questo me lo devi spiegare allora, a questo punto. Perché secondo me Arturo è al di sopra dei generi, non è un maschio, non è una femmina, non è un bambino, non è un adulto, non è formato, ma in realtà cresce, è una creatura, mi piace definirlo così. Arturo è una creatura che ha un futuro, che deve avere un futuro, che ha diritto ad avere un futuro, nonostante il padre lo voglia uccidere. E questo futuro glielo danno tre donne che diciamo vivono ai margini. Sei una delle poche che ancora continuano a parlarci della marginalità dell'essere umano, di quelli che vivono ai bordi della società, no? Per me è naturale questo racconto, perché ho sempre raccontato queste storie qui di marginalità, degli ultimi. Non lo so, mi sento più a mio agio lì che non in un salotto borghese in cui c'è appunto un altro tipo di umanità. Non so perché, mi viene naturale. Queste donne come sono in questo? Perché brutte. No, non da quel punto di vista. Ma sono brutte però, non si possono aggiustare. Però se vorrebbero. Si salvano però. No, le donne, ma quando mai? Cioè, questo finale salva lui forse, ma dietro noi non ci preoccupiamo più di che cosa rimane, perché il film va da un'altra parte, il racconto va da un'altra parte, ma io credo che queste donne non si salvino.